Un calcio sempre meno romantico, un pallone in cui le belle storie, quelle che entrano nel cuore di grandi e piccini, diventano rare, a prescindere dalla categoria. In C realtà provinciali blasonate, tra cui l'Avellino, stanno cercando di risalire la testa attraverso i playoff e in una stagione da grandi protagoniste sono riuscite a far riesplodere l'amore tra i bambini. Ma in lotta per la cadetteria ci sono anche due prodotti del calcio moderno, Juventus Under 23 e Atalanta Under 23. In questi giorni si sta parlando molto di squadre B, introdotte perché a detta di chi gestisce il mondo del pallone nel nostro paese ci sono in tutta Europa. Dal 2018, anno in cui si è deciso di dare spazio alle seconde squadre, solo due società hanno scelto di affiliarsi alla Lega Pro. Per il prossimo anno ci stanno pensando Milan e Napoli. In organico possono essere inseriti 4 over e non se ne conosce assolutamente il motivo, considerando che la rosa è composta da elementi tutti under 23, già competitivi per un campionato di C. Tra l'altro la Serie B, attraverso il presidente Mauro Balata, ha ribadito di non gradire le seconde squadre in cadetteria, anche perché non avrebbero alcun diritto a competere per la massima serie. I piemontesi hanno partecipato 4 volte su 6 playoff, l'Atalanta ha fatto centro alla sua prima apparizione. Considerando il numero di stranieri, non aggiungono nulla al calcio italiano e non sono di sicuro la prospettata cantera per le nazionali azzurre, ma possono essere utili ai club per creare importanti plusvalenze, in quanto un calciatore che gioca con i grandi può essere maggiormente apprezzato rispetto a uno che scende in campo solamente con la formazione primavera. In questa post-season, inoltre, la Zebra e la Dea tolgono 2 posti ad altrettante città, con tifoserie di grossa tradizione, un progetto privo di ogni sentimento, senza passione, senza quell'amore viscerale per la propria squadra che serve solo alla casa madre per far crescere i talenti migliori. Un'ulteriore assurdità è la possibilità di poter pescare nelle prime squadre per i playoff. L'importante è che gli elementi in questione siano nati dopo il 1 gennaio 2001. Per fare un esempio, in casa Juventus, Illing Junior, Fagioli e Ildiz, gioielli della prima squadra, sarebbero tutti arruolabili. Una pagina del pallone moderno che non ci piace per niente. E se dovessero staccare il biglietto per la cadetteria a discapito delle altre contendenti, sarà inevitabile una guerra tra leghe. Oltre a tifare per l'Avellino, andremo anche contro le squadre B. Perché ad un calcio sempre meno romantico e sempre più vicino a logiche economiche diametralmente opposte a ciò che è la sua essenza, noi preferiremo senza cambiare mai idea ciò che è stato costruito nel nostro DNA, che è nato nel nostro cuore in un campetto di periferia, dove tutti abbiamo fatto finta di essere l'idolo della nostra infanzia, legato ai colori della nostra terra.